È stata inaugurata la nuova sede dell'Istituto Polidiagnostico Santa Chiara in via Estate 31 in Contrada Moio ad Agropoli, una tappa importante della storia ultraquarantennale della struttura sanitaria, punto di riferimento nella diagnostica clinica sul territorio cilentano. La nuova sede di circa 1500 metri quadrati è dislocata su tre piani, a spazi più ampi e una zona parcheggio dedicata. Inoltre è dotata di servizi di eccellenza a favore dei cittadini, tra cui un'ampia area per il centro diabetologico e un'accogliente spaziosa sala d'attesa. Per rispondere alle esigenze dell'utenza è stato attivato in orari prestabiliti un servizio navetta gratuito dalla vecchia sede di via Pio X alla nuova sede di via Estate. In questo momento abbiamo realizzato il sogno che io avevo, cioè avere una struttura ampia rispetto a quella che avevamo prima, un parcheggio, poter servire l'utenza come si doveva, avere un ampio spazio di lavoro con le macchine che abbiamo adesso. Possiamo spaziare, insomma, e offrire tutti i servizi possibili, come ci veniva comunque richiesta dal territorio. Tra l'altro questa crescita, questa nuova struttura è una cosa che è venuta perché uno guarda al futuro, cioè non aveva senso tenere una struttura che comunque teneva tante possibilità ma era compressa in un piccolo spazio. Adesso abbiamo un ampio parcheggio, abbiamo ampi locali, abbiamo ampie sale d'aspetto e quindi il paziente si può sentire a suo agio, dove possiamo fornirgli i servizi dovuti, insomma. E poi tra l'altro per le persone anziane abbiamo messo un servizio da navetta che dal centro li accompagna qua e poi li riporta a casa. Centro diabetologico che offre i servizi richiesti, insomma, che in questo momento è richiesto sul territorio. Ci vengono tanti diabetici che vogliono essere seguiti e quindi noi abbiamo fatto ampi studi, c'è il cardiologo, c'è l'oculista, ci sta il neurologo, insomma ci sono tutte quelle figure professionali che riescono a seguire questa patologia. L'Istituto Santa Chiara è una realtà del nostro territorio. Il fatto che poi la dottoressa De Bono ha voluto investire ancora è un segno assolutamente positivo. Noi otteniamo oggi due risultati. Uno, avere un servizio ancora più importante, perché la struttura naturalmente ottimamente organizzata offre tantissimi servizi, quindi un punto di riferimento importante per il territorio e per tutti i cittadini. E due, anche un segnale di un'imprenditoria che comunque rilancia la propria attività. E quindi ecco perché il doppio segnale positivo, perché noi abbiamo bisogno di imprenditori che hanno la forza, la volontà, il coraggio di crescere, perché la crescita sociale è unita, e la crescita cittadina è unita anche alla capacità dei privati di investire.